Ciao a tutti e bentrovati sul canale di Russia News. Parliamo di banche e politica. E sì, perché i deputati italiani hanno recentemente ricevuto un bel regalo da parte di uno dei maggiori istituti di credito del paese. La filiale di Montecitorio di Banca Intesa ha infatti deliberato un aggiornamento dei tassi di interesse riservati ai deputati, che ora potranno ricevere il 5,6% sulla liquidità presente nei loro conti correnti. Questo grazie a una convenzione con la Camera dei Deputati che dispone alcune condizioni economiche agevolate e una serie di operazioni a costo zero, tra cui la tenuta del conto, i bonifici, la domiciliazione delle utenze, le operazioni allo sportello e alcune spese fisse. Un vero schiaffo ai cittadini, che secondo un rapporto della Federazione Autonoma dei Bancari Italiani ricevono una media dello 0,2% sui loro depositi. Vediamo quindi una differenza enorme tra la casta privilegiata e i comuni mortali che pagano le tasse e che al giorno d'oggi faticano a vivere con i miseri stipendi e i prezzi dei carrelli della spesa in continuo rialzo. Ma la beffa per gli italiani non finisce qui, perché ricordiamo che al Senato è stato definitivamente annullato un provvedimento del governo Conte che nel 2018 tagliava i vitalizi ai parlamentari e che sono invece stati ripristinati pochi anni dopo con tanto di interessi arretrati. Il provvedimento del governo giallo-verde aveva ricalcolato il trattamento in base al sistema contributivo e non più a quello retributivo, cosa che aveva permesso al Senato di risparmiare circa 40 milioni di euro l'anno. Ora, invece, dopo il ricorso di alcuni parlamentari, è stato definitivamente riattivato il vecchio sistema, con un esborso enorme per le istituzioni, che si trovano quindi a dover rimborsare 851 ex senatori e 444 familiari di senatori deceduti. Il stipendio medio mensile di un parlamentare prevede oltre 5.000 euro netti, a cui si aggiungono la diaria, poco più di 3.500 euro mensili, e altri rimborsi fino a 3.690 euro. In più, viaggi gratis su autostrade, ferrovie, traghetti e aerei in Italia e un rimborso spese trimestrale per i viaggi da casa all'aeroporto. Rimborso spese telefoniche. Per alcune cariche, ad esempio i presidenti delle camere o i membri delle commissioni, abbiamo anche una indennità d'ufficio. E aggiungiamo per tutti anche un assegno di fine mandato. A conti fatti, un deputato guadagna circa 14.000 euro al mese e un senatore quasi 15.000. E come se non bastasse, possono andare in pensione a 65 anni dopo soli 5 anni di mandato parlamentare. Questa è l'Italia e questi sono i politici italiani. Quelli che chiedono i sacrifici ai cittadini, ma che non cedono di un millimetro sui propri privilegi. Ma il governo Meloni non aveva basato la propria campagna elettorale sulla lotta agli sprechi? Mi sa che qualcosa non torna.